Arrivano a Pescara 220 nuove bici di Bitmobility che andranno a sostituire la flotta esistente in città. Il nuovo modello scelto da Bitmobility, che gestisce la mobilità in sharing sul territorio di Pescara, è più versatile e leggero rispetto a quello disponibile in città da 2 anni. La sostituzione sarà graduale da qui a ottobre. Al termine di questa operazione circoleranno sul territorio tutte le bici in nuovo modello. La filosofia è sempre la stessa. Per il comune di Pescara, dice il sindaco Carlo Masci. Abbiamo immesso nell'aria 21 tonnellate in meno di CO2, perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere con questa mobilità. C'è meno inquinamento, c'è meno intasamento, c'è più possibilità di utilizzare il veicolo, perché Pescara lo dimostra ogni volta, è una città che è sempre attenta alle novità e queste 220 bici elettriche di nuova generazione che saranno introdotte in città da oggi fino a ottobre, in modo che a ottobre avremo un parco bici completamente rinnovato, certamente porteranno dei vantaggi alla nostra città. 57 i nuovi stalli per parcheggiare, per così dire, e che permetteranno di risparmiare anche sulle spese. Intanto si pensa alla filovia. Senza dimenticare la filovia, l'aspettiamo con ansia, oramai gli autisti stanno facendo le prove sulla strada parco con i mezzi nuovi che sono stati acquistati da Tua e fra qualche mese finalmente vedremo la filovia che collegherà Pescara a Montesilvano, che sarà un altro sistema di mobilità elettrico non inquinante, che mi auguro permetta a tanti giovani e tanti anziani che oggi vengono a Pescara con il mezzo pubblico, con il mezzo privato, di venirci col mezzo pubblico non inquinando e non intasando la città.